Radio Vaticana, siamo con l'onorevole Benvenuto della Lega, che è stato presidente della Commissione Ambiente, per parlarvi di una sentenza della Consulta, la numero 41, che riguarda la magistratura onoraria. Allora, la Corte Costituzionale non ha messo i giudici onorari ai procedimenti nella Corte di Appello. La non ammissibilità della magistratura onoraria ci sarà però a decorrere dal 2025. Periodo entro il quale dovrà essere scritta una riforma della magistratura onoraria. Allora, come considera, onorevole Benvenuto, questo pronunciamento dei giudici costituzionali e soprattutto in base all'articolo credo 106 della Costituzione e soprattutto adesso che cosa bisognerà fare in Parlamento? È una sentenza molto attesa, quella della Corte Costituzionale, perché di fatto permette di fare chiarezza nel mondo della magistratura onoraria. Era una sentenza che tutti i magistrati onorari stavano aspettando proprio perché da questo momento potrà ripartire la riforma che giustamente il ministro Cartabia aveva chiesto di aspettare in attesa della sentenza che è arrivata, sta pubblicata oggi, 17 marzo del 2021. È una sentenza importante perché nel fare chiarezza permetterà di poter far ripartire la riforma della magistratura onoraria ed è assolutamente molto attesa. Non solo per chiarire a livello di diritto del lavoro, di diritto comunitario, quello che è il loro impiego, ma per dare una giusta funzionalità a tutta quella che è la magistratura onoraria in Italia. Senta, quanti sono i magistrati onorari e soprattutto che cos'è questa associazione 6 luglio? Sì, il Movimento 6 luglio, che da molto tempo si è battuto per giustamente spiegare le necessità che avevano i magistrati onorari, è un momento molto importante. I magistrati onorari sono circa 5.000 in Italia, quindi serve adesso una risposta molto importante da parte del governo e del ministro Cartabia. Il Movimento 6 luglio in questi anni si è battuto per poter spiegare quelle che erano le problematiche, che sono problematiche che toccano il funzionamento della magistratura in Italia. Allora, quindi lei ritiene che non dovrà attendere molto questa riforma? Mi sembra che anche il ministro era disponibile, come ha ricordato. Sì, l'ha ricordato anche in Commissione Giustizia proprio qualche giorno fa, la sentenza di fatto di oggi permette di poter iniziare un iter di riforma della magistratura onoraria, che è quello che davvero tutti si aspettano. In questo momento, mi permetto di dire, si è già sprecato molto tempo e adesso bisogna agire a risolvere il problema. Quindi pensa che questo risolverà alcuni dei problemi della giustizia civile in Italia? Questo è uno delle tante cose che porteranno probabilmente a una riforma del processo civile e penale in Italia. Bisogna partire da chi ogni giorno è sul campo e lavora, per poi toccare tematiche proprio relative alla parte del processo civile e del processo penale. Bene, io la ringrazio molto per aver Grazie a voi. commentato questo pronunciamento della Consulta, il pronunciamento numero 41 del 2021. Grazie all'onorevole Benvenuto della Lega.